Allora, mister, io ho chiesto prima che cosa ha detto ai suoi, adesso le chiedo che cosa le ha dato nel tè ai suoi, perché è un secondo tempo completamente diverso rispetto al primo. Sì, vero, sono felice intanto perché abbiamo vinto una partita contro l'avversario migliore che abbiamo visto qua a Cosenza. Voglio fare prima di tutto i complimenti agli avversari perché capisco il loro stato d'animo e la loro delusione, perdere una partita dopo che il primo tempo potevano essere veramente anche sul doppio vantaggio fa sicuramente tanto male. Devo dire che ora, ragionando alla nostra parte, siamo stati bravi a soffrire quando c'era da soffrire, poi credo che il secondo tempo però la mia squadra abbia meritato poi il vantaggio una volta non subito lo svantaggio. No, su questo non c'è dubbio, abbiamo detto anche in commento diretto che la sua squadra era completamente cambiata rispetto al primo tempo. Anche tecnicamente. Praticamente abbiamo cambiato, ci siamo messi diversamente rispetto a come giocavamo, però non riuscivamo a contrastare il primo tempo la loro qualità, eravamo lunghi, ci saltavano sempre e abbiamo fatto un po' il loro gioco, mentre poi il secondo tempo siamo stati più corti, più compatti, abbiamo avuto più coraggio e credo che poi il secondo tempo la mia squadra abbia giocato un po' meglio di loro, però questa è una vittoria che vale doppio perché quando vinci non giocando meglio dell'avversario secondo me fa tanto morale. Poi avevamo troppe defezioni oggi, io non l'ho voluto dire prima, però non avevamo cambi, non potevamo fare difesa inedita, centrocampo in difficoltà, è una vittoria importantissima per noi, ripeto, contro un grande avversario. E sono cresciuti anche Nicoletta e Leita nella seconda parte della gara, li ha spostati un po' e si sono trovati più a loro agio. Sì, ci siamo messi diversamente, io Leta aveva dato il suo, anche il primo tempo non eravamo stati bravi noi a dargli palle giocabili, poi il secondo tempo siamo riusciti a farlo ed è venuto fuori con la sua qualità. Nicoletti anche meglio, sì, diciamo che abbiamo fatto un po' la partita su di loro cercando di contenerli. E poi una volta inibite le loro fonti di gioco, poi diciamo che è stato più facile. Che cosa si è buttato alle spalle dell'anno passato? Perché adesso comincia col piede giusto. Cominciamo col piede giusto con una vittoria importantissima, abbiamo un calendario terribile perché incontreremo Reggio, Med, San Luca, Sersale, Scalè, cioè questi punti per noi sono davvero importantissimi. Io spero di lasciarmi dietro questa lunga scia di infortuni che veramente ci sta penalizzando, abbiamo perso 2 o 3 giorni fa il nostro centrocampista diciamo più di sostanza e quella per noi è una perdita che non riusciamo, a cui non riusciamo ad sopperire. Quindi io spero di lasciarmi nell'anno vecchio questa scia di infortuni. L'amarezza per la finale di Coppa perché è una cosa che non riusciamo ancora a digerire. Però avete di fronte una squadra molto, sì, molto forte. Sì, è per quello, è ancora quello. Avevamo una squadra fortissima, però perdere in quel modo fa tanto male. Ancora non siamo riusciti a digerire la cosa. Vincenzo, vuoi chiedere qualcosa al mister? Sì, se mi sente. Aspetta, che cerco di metterlo. E adesso è difficile, mister. Sì. Penso finalmente di aver capito perché ha vinto la partita, l'avevo detto un po' prima nell'intervallo quando ha cambiato il sistema di gioco, ecco, qui è andato a far stringere Nicoletti in mezzo, Leta l'ha messo proprio da mezzala pura a supporto dei due, poi ha cambiato anche i due suoi punteri davanti e chiaramente è cambiata la squadra. Sicuramente in questo quanto c'è di merito della tua squadra e di demerito della squadra del San Biase? Nel secondo tempo. Guarda, io non riesco a trovare dei meriti negli avversari perché hanno fatto una partita. Parlo solo del secondo tempo. Una partita stupenda. Continuare a quel ritmo era difficile perché il primo tempo hanno veramente giocato bene, con un ritmo, intensità. Io speravo che un pochino calassero nei loro ritmi. Poi
voglio dire una cosa, magari si fanno le disamine sempre tattiche, no? Sì. Come se potesse bastare un cambiamento, una, però tante volte conta di più lo spirito, il coraggio, che non alla fine l'episodio, la fortuna e tante altre cose. Sì, sì, diciamo che il secondo tempo non è stato poi un episodio, perché avevamo avuto, no, parlo in generale, l'inerzia del gioco era diversa. Secondo me è cambiato proprio nell'atteggiamento, sì, della squadra, che abbiamo avuto coraggio, perché avendo timore eravamo stati in balia, certo, dell'avversario, insomma. Invece il secondo tempo, con più coraggio, siamo riusciti un po' a ribaltare l'inerzia della gara. Certo. Bene, in bocca al lupo, complimenti. Grazie, grazie. Un buon anno. Buon anno a tutti quanti, a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie, adesso sentiremo Fanello. Grazie, mister. Ci siamo un po' dilungati, intanto state vedendo sulle immagini, ecco, questo è il gol di Trombino. E chiaramente adesso a te, Franco, insomma, un arrabbiato chiaramente Fanello. Sì, e io parto da questo. Adesso prendo consapevolezza di quello che lei mi ha detto all'inizio del secondo tempo, quando io gli ho detto ma dovrebbe essere soddisfatto. E lei, io ho pensato per un attimo che fosse scaramantico, dicendo no, non sono per nulla soddisfatto, perché dobbiamo mettere la palla dentro. E avevo ragione, perché la sua squadra ha dato l'impressione di essere rimasta per certi aspetti negli spogliatoi rispetto a quello che aveva fatto vedere nel primo tempo. Diciamo che non siamo partiti bene il secondo tempo, però tutto sommato la Morrone non ha creato niente di eccezionale a livello di occasione da gol. Sicuramente ha fatto qualcosina in più rispetto al primo tempo, anche perché il primo tempo obiettivamente aveva fatto poco, e quindi niente, dovevamo chiudere il primo tempo, perché non puoi permetterti di avere tutte queste occasioni e lasciare ancora la partita in bilico, o addirittura stare ancora sullo 0-0 dopo tutto quello che hai prodotto in termini di gioco e creato in termini di occasioni. Non è concepibile. Se non ci diamo da questo punto di vista una sveglia, rischiamo veramente di qualcosina che ancora non abbiamo considerato. E infatti lei ha fatto un richiamo particolare, ha detto riaccendiamo il cervello a un certo momento della squadra, della partita. Sì, perché allora partiamo dal presupposto che sono un bel po' di partite che purtroppo manchiamo negli ultimi metri, oggi addirittura negli ultimi centimetri sotto porta, e si è quasi creata in noi una sorta di, diciamo, di concetto di sfortuna, siamo un po' sfortunati, e sì, però se non andiamo oltre a questo concetto rimane poi la sfortuna un alibi, e l'alibi lo sappiamo tutti, è dei perdenti, è troppo facile appellarsi alla fortuna o alla sfortuna. Noi dobbiamo fare qualcosina in più, dobbiamo fare magari come ha fatto la Morrone, essere più fortunata. È stata più fortunata di noi al primo tempo sicuramente, ha tenuto botta, e poi il secondo tempo magari è stata lì sul pezzo a trovare il gol decisivo. Quindi io dico che dobbiamo fare di più noi. Però è successo qualcosa fra il primo e il secondo tempo, ha giocato davvero un magnifico calcio di iperintensità, per occasioni create, e poi sparire così nella ripresa, non creare neanche una sola occasione da gol. No, su questo non sono d'accordo, le dico la verità, nel senso che sparire è come se la Morrone ci avesse preso a pallonate, questo non è successo. Sicuramente non abbiamo prodotto la stessa fluidità di... Sì, da questo punto di vista lo dicevo. No, questo sì, però ripeto, poi c'è pure la squadra avversaria in campo, perché se pensavamo di poter fare quello che abbiamo fatto il primo tempo significa che giocavamo contro nessuno. Invece non dimentichiamoci che la Morrone ha fatto due cambi con Gueye e Azzinaro, che sarebbero due titolari in qualsiasi altra squadra. Sì. Il sottoscritto ha fatto due cambi e ha fatto entrare un 2001 e un altro un 97, che è la prima esperienza in eccellenza. Quindi le cose, purtroppo bisogna fare una valutazione, bisogna farla, diciamo, a 360 gradi, diciamo così. Io sono rimasto molto sorpreso dall'involuzione di gioco fra il primo e il secondo tempo, questo oggettivamente mi ha sorpreso. Bisogna dare merito anche alla qualità della squadra avversaria, questo dicono, che giustamente non poteva essere quella del primo tempo. No, sì, l'abbiamo sottolineato con il mister, abbiamo detto questo, che la sua squadra è cresciuta, indubbiamente è cresciuta la Morrone, e la sua squadra invece è calata forse un po' troppo, ecco quello che è la situazione. Certo, ha ragione, su questo ha ragione, però ripeto, bisogna dare merito alla squadra avversaria, che io giovedì in trasmissione dissi che la reputo una delle squadre più forti, una delle più complete, una squadra che ha i cambi giusti, i cambi che entra, faccio l'esempio, entra un giocatore come Gueye, è un passo di rapidità impressionante, quando trova una squadra un pochettino che ha prodotto tutto quello sforzo fisico è normale che poi ti metti in difficoltà.
Senta, cosa dirà adesso negli spogliatoi alla sua squadra? No, adesso non dirò niente, diciamo che martedì qualcosina la dirò. Beh, si riserva con calma di ragionare. Vincenzo. Sì, 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 passami a mister Faiello. Di nuovo, beh, buonasera. Sì, mister, condivido quello che hai detto, insomma, leggo in te chiaramente la rabbia, prima che avevi da giocatore e poi da allenatore, sai che queste partite possono finire così, come sono finite, no? Nel primo tempo era una partita anormale, dove cioè, c'era solo una squadra in campo, era la tua, chiaramente i pali e altre cose non hanno dato questa possibilità. Nel secondo tempo, come dici tu, c'è stato anche i meriti della Morrone, chiaramente tu l'ultimo, il centravanti era Mascaro, per fare giusto un'idea di quello che era il tuo fronte d'attacco, perché non era in tante buone condizioni, però sono un po' spariti da quello che era il primo tempo due uomini importanti che erano Umbaca e Pulassier. Io ti sentivo che li chiamavi totalmente, chiamavi per nome, ma sono completamente spariti, non so il motivo, non sono riusciti più a raccapezzarsi in questo discorso e si è spenta la luce. Allora, io parto dal presupposto con l'idea che nel calcio ti fa vincere la tecnica, sì, il giocatore bravo tecnicamente. La qualità. Hai citato due giocatori che il primo tempo hanno fatto faville, certo. Il secondo tempo sono venuti un pochettino meno, così come qualcun altro. Se noti bene, nella Morrone è salito in cattedra il giocatore Leta, più tecnico Leta, che hanno, che è Peppe Leta. Sì. E il calcio è così, il calcio, certo, te lo fa vincere la qualità, il calcio, certo, te lo fa vincere la tecnica. Certo. Però io parto dal presupposto che se noi, perché ho avvertito una sorta di scoramento nel primo tempo, se noi pensiamo che non ci va bene, che siamo sfortunati, il primo tempo deve finire 3-0, sì, e il secondo tempo tu devi stare sì lì a gestire la partita. Certo. Quindi io parto, il concetto mio è un demerito nostro, non è assolutamente nulla contro nessuno, è demerito solo e esclusivamente nostro. Se poi vogliamo andare ancora dietro, il concetto che siamo sfortunati, che prendiamo tre pali, che fanno salvataggi sulla linea, ci sono i pali, ci sono i salvataggi sulla linea, vuol dire che noi dovevamo essere più bravi in quel frangente a fare il salvataggio, no, sulla linea, così come ha fatto Morrone. Ma infatti, quindi, stavo dicendo che nel primo tempo, la partita è composta da due tempi, più nel primo tempo, che era una partita anormale, che voi, sì, avete meritato di vincere, nel secondo tempo una partita normale, certo, la ritengo normale. Certo. In quella partita normale voi avete perso, ecco qui è il punto, secondo me. Io sono perfettamente d'accordo con te. Sono perfettamente d'accordo. Bene. Con te. Noi l'abbiamo persa. Possiamo dire quanto vogliamo, non meritatamente, ma sì, sta di fatto che Morrone San Biase 1-0. Bene. E quindi qualcosina che non va dopo la prestazione fatta c'è. Beh, speriamo che vada bene la prossima volta, mister. Speriamo, dai, speriamo. Buona serata, buon lavoro. Anche per un buon anno, dai, iniziamo. No, ci mancherebbe. Io voglio l'unica cosa, che i miei calciatori si allontanino dal concetto dell'alibi e della sfortuna, perché se andiamo avanti così correremo grossi rischi. Certo. Grazie a te. Grazie a lei. Buona serata.